Nei primi anni Ottanta, nel corso di un'intervista televisiva, Mercè Rodoreda Igurgui, scrittrice ormai nota al grande pubblico non solo catalano, ha modo di affermare che solo una vita piena di dolore rende l'individuo più umano. E in effetti l'umanità impregna tutta la produzione di Mercè Rodoreda, i suoi racconti, i suoi romanzi. Non solo, la vita di Rodoreda, l'esistenza di Rodoreda è ricca, intensa, ribelle, anticonformista, ma anche piena di dolore e per certi versi emblematica del destino di molti intellettuali dell'epoca. Negli ultimi anni, però, Mercè Rodoreda si può dedicare alla grande passione, oltre alla letteratura, ovvero il giardino, i fiori. I fiori tornano molto spesso nei romanzi e nei racconti. Rodoreda ne descrive il profumo, ne descrive i colori, ne descrive il mistero, ne descrive la sensualità. E questo amore per i fiori le viene dal nonno Pere Gurghi, figura importantissima della sua infanzia. Mercè Rodoreda nasce a Barcellona nell'ottobre del 1908 e cresce nel quartiere di San Gervasi. In una famiglia abbiente, non ricchissima, dedita all'amore, innamorata della letteratura, del teatro, della musica, della poesia. È il nonno Pere Gurghi a trasmetterle quindi da un lato l'amore per le piante e per i fiori e dall'altro quello per la letteratura, per la poesia, in particolar modo catalana. Se non che questa infanzia solitaria, ma comunque molto felice e serena, si interrompe quando Rodoreda ha 12 anni. Muore il nonno Pere Gurghi e torna dall'Argentina uno zio materno, Juan Gurghi, uno zio molto più grande di lei, uno zio ricco, che le viene presentato come un principe azzurro. All'epoca, per una giovane benestante, oltretutto, questo era l'unico cammino possibile, e in effetti Mercè Rodoreda sposa lo zio quando raggiunge l'età di 20 anni, e da lui ha l'unico figlio, Jordi Gurghi. Molto spesso, tra l'altro, nelle opere di Rodoreda si ritrovano questi legami di una giovane ingenua, molto spesso quasi una vittima sacrificale, unita in una relazione a un uomo molto più maturo e unita per ragioni che molto spesso sfuggono alla logica e che risultano inspiegabili. Ebbene, questa fase nella vita di Mercè Rodoreda si diciamo, cambia, evolve. Quando il 14 aprile del 1931 viene proclamata la Seconda Repubblica Spagnola, inizia un nuovo periodo. Mercè Rodoreda si apre alla creatività, alla scrittura, alle collaborazioni e alla conoscenza di altri intellettuali artisti. Scrive per giornali, pubblica i suoi primi romanzi, collabora all'Istituto de las Letras Catalanas. Il primo romanzo che esce è del 1932 e si chiama Soc una donna honrada, sono una donna onesta. Ne seguono altri che poi Mercè Rodoreda ripudierà. Ma uno che non ripudia è senz'altro il più importante ed è Aloma, presentato al Premi Crescels nel 1937, premio che vince, pubblicato l'anno seguente. Aloma è la storia di questa giovane ragazza che assieme alla famiglia riceve la visita di uno zio materno e appunto Aloma il romanzo descrive la maturazione di questa giovane all'interno di un nucleo familiare non sempre semplice. Questo periodo di intensi scambi di creatività per Mercè Rodoreda ha fine quando, nel gennaio del 1939, i ribelli franchisti entrano a Barcellona. Quindi deve fuggire e sceglie la via dell'esilio. Assieme ad altri intellettuali, si stabilisce a Roissy-en-Brie, quindi vicino Parigi, ma quando i tedeschi entrano a Parigi è costretta a muoversi nuovamente e si muove in compagnia di quello che sarà il suo compagno per circa 30 anni, Armand Obiols, scrittore, traduttore, il cui vero nome è Joan Prat i Esteve. Armand Obiols per Mercè Rodoreda è il compagno, è il consigliere anche per quanto riguarda la scrittura delle sue opere, ma con lui avrà sempre una relazione abbastanza tormentata. Questi anni 40 per Rodoreda sono anni molto difficili, sono anni di estrema solitudine, sono anni in cui deve ingegnarsi per sopravvivere, sono anni di viaggi da Parigi, quindi a Limoges, poi a Bordeaux, per poi tornare a Parigi.
Sono anni talmente duri che Mercè Rodoreda sceglie di non scrivere più e addirittura di non leggere. Come affermerà più tardi, riesce a leggere, tutto il resto le fa venire la nausea, riesce a leggere solamente i grandi classici. Questo, diciamo, forse l'unico rifugio lo trova nei caffè, soprattutto nei bar parigini, dove si siede e osserva quella variegata umanità che poi sarà fonte di ispirazione per i racconti e per i romanzi. Il periodo, diciamo per fortuna, si chiude nei primi anni 50, quando Ubiols viene assunto dall'UNESCO in qualità di traduttore e quindi si trasferisce a Ginevra. Pochi anni dopo, nel 54, lo segue anche Mercè Rodoreda. Nuovamente è un periodo di solitudine, ma è un periodo segnato anche da problemi di salute. Ciò nonostante, è un periodo di una maggiore stabilità economica, per cui non si tratta più di sopravvivere, ma Mercè Rodoreda può ricominciare a vivere e quindi ricomincia a scrivere. È un periodo dalla seconda metà degli anni 50 e per tutti gli anni 60, un periodo di intensa creazione letteraria. A volte procederà parallelamente su alcuni romanzi, riprende certi racconti che aveva scritto negli anni francesi e li organizza e soprattutto si dedica a quelli che poi sono quelle che sono considerate le sue più grandi opere. Nel 1960 termina Culumeta, che poi riceverà, avrà il titolo della Piazza del Diamante, lo presenta al Premio San Jordi, non lo vince, ma alcuni membri del giurato poi lo segnalano a Joan Sales i Vallès, altra figura molto importante nella vita di Mercè Rodoreda, che decide di pubblicarlo per i tipi della sua casa editrice. Poi Sales pubblicherà tutti gli altri romanzi di Mercè Rodoreda. Questi romanzi li conosciamo e sono Via delle Camelie, Carré de las Camélias, Giardino sul mare, Jardivore al mar, Miral Trencat, Specchio infranto, fino a Quanta quanta guerra, che è l'ultimo romanzo pubblicato in vita di Mercè Rodoreda. Nel 1971 è un anno molto difficile e che segna uno spartiacque nella vita di Rodoreda, perché muore il marito. Muore Joan Gurguì, e questo fa sì che poi Mercè Rodoreda si senta legittimata a tornare in pianta stabile a Barcellona. Cercherà tra l'altro anche di riavvicinarsi al figlio, ma per diverse ragioni questo non sarà possibile. Ma il 1971 è l'anno in cui a Vienna muore anche Ubiols. Tra l'altro, al suo capezzale, Mercè Rodoreda scopre la presenza di un'altra donna. Dall'anno seguente, quindi, Rodoreda torna in Catalogna e si stabilisce a Romagnà della Selva con l'amica Carmen Marrubia. Sono anni, però, in cui finalmente arriva quella consacrazione letteraria che le era stata a lungo negata. Nel 1980 vince il premio d'onore de las Lettres Catalanas, quindi delle lettere catalane, della letteratura, e quindi arriva il grande riconoscimento, arrivano le traduzioni in moltissime lingue. È un successo che Rodoreda, dopo tanti anni di difficoltà e dopo una vita così sofferta, riesce a godere per poco, perché si spegne per un cancro al fegato nel 1983. L'anno seguente, nel 1984, esce postumo quello che è considerato il suo testamento spirituale e che è un romanzo al quale lei lavora dall'inizio degli anni 60 per moltissimi anni e che rielabora in continuazione. Esce incompiuto il meraviglioso L'amor e la primavera, La morte e la primavera.